Care bambine e cari bambini, ragazze e ragazzi, buona domenica. Oggi, in occasione della festa del 17 febbraio, eccoci qui, pastori, pastore, quasi pastori e pastore, della chiesa, delle chiese protestanti di Milano. Siamo qui perché vorremmo raccontarvi come sono nate le nostre chiese qui a Milano. E ve lo spieghiamo proprio oggi, domenica 21 febbraio, perché le nostre chiese sono nate per la maggior parte grazie a quello che successe il 17 febbraio del 1848, più di 150 anni fa, a Torino e in Piemonte. A quel tempo l'Italia non esisteva ancora come nazione unita e la Chiesa cattolica aveva un enorme potere, tanto che non potevano esistere chiese diverse, chiese di altre confessioni, se non per persone che provenivano da altri paesi. Nei secoli precedenti, in due vallate del Piemonte, quelle che conosciamo e che sono chiamate Valli Valdesi, un piccolo popolo di evangelici, i Valdesi appunto, era sopravvissuto a persecuzioni ed ingiustizie. I Valdesi però erano costretti a vivere solo lì, alle valli, in una specie di ghetto, un territorio limitato e chiuso, come erano costretti a vivere in un ghetto gli ebrei. Ma questi Valdesi, proprio come gli ebrei, non erano riconosciuti come cittadini a tutti gli effetti e non avevano gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini. In quegli anni però c'era un grande fermento culturale e politico e molti avevano cominciato a denunciare questo fatto e a dire che non era giusto trattare i cittadini non cattolici meno bene degli altri e che non era neanche giusto costringere gli italiani al di fuori delle valli valdese a essere tutti cattolici. Finalmente, a febbraio del 1848, anche il re Carlo Alberto di Piemonte si convinse che era giunto il momento di cambiare le leggi e scrisse le lettere patenti, datate proprio 17 febbraio. Queste lettere davano la possibilità ai valdesi di uscire fuori dalle loro valli e di andare a Torino e poi anche in altre città d'Italia. L'Italia che si stava formando per predicare l'Evangelo e per fondare delle comunità protestanti. Ma cosa succedeva a Milano in quegli anni? Beh, Milano fino al 1859 era sotto la dominazione austriaca, che era governata da una casa reale cattolicissima e che non ammetteva la presenza di protestanti italiani a Milano. Ma dal 1859 la situazione cambia. E Milano, nel 1859, Milano sta entrando a far parte della nascente Italia. Così man mano arrivano protestanti anche a Milano, arrivano valdesi, metodisti e battisti, anche l'Esercito della Salvezza per fondare le prime chiese protestanti a Milano. Ed ecco perché siamo qui. Perché proprio oggi incontreremo i pastori di quelle prime chiese. Sentiamo ora che cosa ci dicono dunque i fondatori delle chiese protestanti di Milano e abbiamo un'intervistatrice d'eccezione, Anna. Anna, allora, potresti intervistare questi pastori? Molto molto piacere. Allora, cominciamo con il pastore valdese Giovanni Davide Turino. Buongiorno, pastore. Buongiorno a lei. Racconti un po' di lei. Allora, io sono nato nelle Valli Valdesi nel 1824 e fin dalla mia giovane età ardeva nel desiderio di essere pastore di anime, ma la nostra chiesa all'epoca non disponeva di una facoltà di teologia, quindi dovetti studiare a Losanna in Svizzera, ma al termine dei miei studi mi parrà strano, non conoscevo sufficientemente l'italiano e quindi dovetti trovare il modo di recarmi nel Granducato di Toscana a Firenze per poterlo approfondire. Ho vissuto anche a Costantinopoli subito dopo la guerra di Crimea, infine Nizza, che allora era ancora piemontese, lì conobbi mia moglie Helen Cossen, che era di origine inglese. Senza di lei non avrei mai potuto compiere tutto quello che ho fatto.
Dopo un periodo nelle parrocchie delle valli valdesi, il Comitato di Evangelizzazione, fondato nel 1860, conoscendo la mia determinazione per l'opera missionaria, mi propose di raggiungere Milano e vi arrivai nel 1861. Vi rimasi per ben 23 anni. Con l'appoggio di un maestro evangelista, una lettrice biblica e con molti altri, altre, con base a Milano, lavorammo pure a Bergamo, a Brescia, Como, Pavia. Il Tempio di Milano, di via San Giovanni in Conca, aprì le sue porte nel 1881. Tutta la mia vita, le mie immense fatiche, accompagnate però da anche tante gioie, è stata mossa da quella parola di San Paolo che dice: colui che pianta e colui che innaffia non sono nulla, è Dio che fa crescere. Cara Daniela, dopo 134 anni dalla mia partenza da Milano, questa parola di San Paolo è rimasta intatta? Come sta la fede dei membri di quella chiesa che ho contribuito a fondare? Grazie a tutto il lavoro che hai fatto e che ha fatto anche tua moglie Ellen, che ha portato un respiro internazionale, molti dei gruppi che avete fondato non sono solo sopravvissuti, ma sono diventate delle vere e proprie chiese. Bergamo, Brescia, Como, Pavia e Milano resistono negli anni e sono piene di vitalità, di sogni, di desideri, nonostante il fatto che oggi, in questi giorni, il Covid ci abbia costretto, in alcuni casi, a non fare più i culti in presenza. Forse è stato l'esempio della tua lettrice che ha permesso, all'inizio del Novecento, che arrivasse qui da noi, in chiesa valdese, la donna biblica, cioè Giuseppina Pusterla, che ha lavorato a lungo tra i valdesi e grazie ai suoi doni la fede di molte persone è davvero cresciuta, sia per quanto riguarda il sapere in merito alla scrittura, ma anche per la competenza con la quale è riuscita a creare la comunità, facendo sentire le persone, sorelle e fratelli, gli uni delle altre. La donna biblica, in fondo, è la madre di tutte le pastore che oggi sono presenti a Milano. Siamo tante, siamo in quasi tutte le chiese, battista, metodista, luterana, Esercito della Salvezza, valdese. Siamo noi, ora, insieme ai colleghi, che guidiamo le chiese con i nostri consigli e i nostri concistori. Ma c'è una novità, caro Jean David, rispetto ai tuoi tempi. Una novità che non riguarda soltanto le donne pastore, riguarda invece la capacità che le chiese protestanti hanno sviluppato in maniera proprio significativa qui a Milano di lavorare insieme. Sì, facciamo i culti insieme, i pranzi insieme e le ragazze, i ragazzi delle nostre chiese si vedono ogni tanto per la scuola domenicale, per il catechismo e fanno varie attività dentro e fuori la Federazione Giovanile Evangelica in Italia. Così, senza rinunciare alla nostra chiesa di appartenenza, sconfiniamo nell'altrui protestantesimo e questo ci fa sentire molto in comunione gli uni con le altre. Caro Jean David, mi piace pensare che saresti davvero contento di ciò che siamo diventati qui a Milano. Chiese aperte ad ogni nazionalità, coreana, ghanese, rumena, cinese, giapponese, filippina e altro ancora, chiese che accolgono ogni forma di amore, chiese che sono pronte a dare una mano a chi ha bisogno, ma non ha le risorse di fare la spesa, di avere la colazione o di avere una coperta. Sì, caro Jean David, penso proprio che saresti davvero contento. E anche noi siamo contenti di aver ascoltato la pastora Di Carlo e il pastore Gian David Turino per la loro testimonianza allora come oggi. Ma c'è qui con noi anche il pastore metodista Henry Pigott che è venuto dalla Gran Bretagna. Buongiorno, signor pastore. Buongiorno, Ci come può hai raccontare detto? qualcosa di lei e della sua presenza, la presenza metodista qui a Milano? Sì, allora, io sono un pastore metodista inglese, come hai detto, mi chiamo Henry Pigott. Nel 1861 fui contattato dal Comitato Missionario della Chiesa Metodista Wesleyana a venire in Italia.
Ero il terzo in ordine cronologico, ma i due che mi precedettero rimasero per poco tempo in Italia. Confesso di non essere stato entusiasta della notizia, ma riuscii a trovare conforto e forza mediante la preghiera. Prima della partenza studiai l'italiano a Londra, grazie all'aiuto di un italiano esiliato. Lo stesso anno, 1861, insieme a mia moglie ci trasferimmo a Firenze e l'anno seguente ci spostammo a Milano, dove rimanemmo per più tempo. La nostra missione non fu quella di imporre un modello britannico, ma di trovare e favorire un modello di chiesa italiano. Fu così che dunque nacque la Chiesa Metodista Italiana. Forse all'inizio non era molto entusiasta, ma dopo lo deve essere diventato per essere stato così fruttuoso il suo ministero. Ecco che vedo il pastore Battista, buongiorno. Potrebbe presentarsi lei stesso? Certo, buongiorno, io sono il pastore Oscar Cocorda. All'inizio in realtà non ero un pastore battista, sono partito come pastore di una comunità libera, ma poi un giorno di fronte al Duomo ho conosciuto il dottor Taylor, un pastore battista che era venuto a svolgere un'opera missionaria in Italia, dalla Gran Bretagna, e lui all'epoca stava cercando dei collaboratori italiani per aprire una comunità battista a Milano e mi ha convinto. E quindi ci siamo messi all'opera con grande entusiasmo, anche se poi la mia testimonianza, il mio lavoro a Milano è durato poco, dal 1872 al 1876, quando sono stato sostituito dal pastore Enrico Paschetto. Bene, grazie moltissimo di questa testimonianza, anche se breve, è stata importante perché la Chiesa Battista, come la Chiesa Valdese, è ancora qui ed è viva. Bene, adesso vedo una signora con un cappellino molto interessante. Lei a quale chiesa appartiene? Allora, mi presento, sono Frau Mylius, signora Mylius, e io faccio parte della Chiesa Cristiana Protestante. Siamo protestanti provenienti dalla Germania e dalla Svizzera. E siccome siamo stranieri, abbiamo potuto incontrarci per celebrare dei culti già prima del 1860. Avevamo potuto fondare la nostra comunità ufficialmente nel 1850. Abbiamo ricevuto questo riconoscimento grazie agli ottimi contatti che aveva mio marito presso la corte di Vienna. Certo, all'inizio tutti i nostri culti venivano sorvegliati e controllati dalla polizia, ma poi finalmente la situazione si è rilassata, sono arrivati altri protestanti. Come abbiamo sentito, e noi abbiamo potuto realizzare un grandissimo nostro sogno. Nel 1864 abbiamo potuto costruire la nostra bella chiesa in via Marco De Marchi, che ancora tutt'oggi esiste. Grazie signore, grazie tante. Vedo ancora un pastore, Enrico Revel, che lo vedo anche con una divisa importante dell'Esercito della Salvezza. Allora mi dica un po', può dirci del suo ministero, della sua comunità? Sì, grazie, buongiorno. Io appunto mi chiamo Enrico Revel e sono un soldato, innanzitutto, e un membro di questa comunità dell'Esercito della Salvezza e sono originario di Torrefelli, che è proprio dalle Valli Valdesi. E sono arrivato a Milano nel gennaio del 1898 ed ero accompagnato da due persone, Tommaso dalla Svizzera e da Adolfo che veniva da Firenze. Ci siamo potuti sistemare grazie a una signora, la signora Maria Zarini, una vedova, che ci ha accolto nella sua casa in via Canonica al 122. E quest'ultima dimora, appunto, è diventata la sede dei nostri culti iniziali, i nostri culti casalinghi, e anche la base di partenza per la nostra evangelizzazione nel centro della città e soprattutto nei bassi fondi della città di Milano, dove potevamo evangelizzare, parlare del Signore e vendevamo anche il nostro giornale chiamato Il Grido di Guerra contro il male e l'ingiustizia.
Finalmente il 22 di marzo del 1898 abbiamo potuto inaugurare ufficialmente il nostro primo locale di culto, che si trova appunto nello stesso stabile di questa casa di Via Cannonica, e piano piano abbiamo potuto consolidare la nostra presenza nella zona. Un nostro motto nell'Esercito della Salvezza dice: il cuore a Dio e la mano all'uomo, ed è quello che noi abbiamo sempre fatto e vogliamo sempre fare, cioè mettere in pratica la nostra fede nel Signore, questa fede in azione, offrendo aiuto ai bisognosi, agli emarginati, ai senza tetto, e cioè a tutti quelli che sono chiamati gli ultimi della nostra società. E quindi questo è il nostro scopo, l'evangelizzazione, ma soprattutto portare l'amore di Dio a queste persone. Grazie. Quale ricchezza, grazie infinite, Pastore Revel, grazie Signora Milius, grazie Pastore Turino, la Pastora Di Carlo, il Pastore Pigott e il Pastore Cocorda. Siete stati i pionieri di un'opera che va ancora avanti, il vostro ministero è stato prezioso e molto coraggioso a quei tempi, ma si è molto sviluppato, grazie a Dio. Eccoci. Passo la parola. Grazie, grazie Anna. Stiamo per arrivare al termine di questo video. E voi bambini e bambine sperimentate ancora oggi questa comunione, anzi sempre di più vogliamo che le chiese protestanti collaborino. Già collaboriamo noi pastori e pastore, abbiamo poi i consigli di chiesa che si riuniscono in maniera regolare tutti e tutte insieme. Come è stato ricordato, i giovani cercano sempre più di coordinarsi insieme. Ma pensate che anche all'inizio, anche quando furono fondate le prime chiese protestanti, Si è sempre cercato di lavorare insieme. Dopo pochi anni, infatti, esisteva un circolo cristiano evangelico milanese e anche una società di mutuo soccorso e beneficenza degli evangelici di Milano. Ora, per sottolineare il fatto che nessuna chiesa, nessuna delle nostre chiese, anche oggi, viaggia da sola, vogliamo proporvi un lavoretto, un ricordo per questa giornata da fare ciascuno a casa propria e che poi speriamo potremo condividere quando ci vedremo. Vi vogliamo proporre di costruire un simbolo, una nave, una barca. Cos'è un simbolo? Il simbolo è un oggetto che ci rimanda a qualcos'altro, e la nave è un simbolo per la Chiesa cristiana che è in viaggio verso il regno di Dio e verso la libertà, la liberazione di tutti e tutte. Così abbiamo chiesto a Marlis e a Marco della Chiesa Valdese, loro seguono la scuola domenicale, di fare un tutorial, di farci un video affinché ciascuna e ciascuno di voi possa costruire una barca protestante milanese. In questa barca avremo i quattro principi del protestantesimo e ognuno e ognuna di voi potrà ornarla con qualcosa che avete sentito delle varie chiese, qualcosa che vi è rimasto impresso. Buona domenica, care bambine e cari bambini, ragazze e ragazzi, e buon lavoro di costruzione fisica ma anche spirituale della barca, della nave protestante di Milano. Ciao! Ciao! Ciao. Ciao.